Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, tante cose da raccontare nella giornata di oggi. C'è un tema che è assai valorizzato dai giornali in termini di notizia, ma non essendoci granché da approfondire, noi saremo veloci. Beh, premetteremo solo, naturalmente, gli auguri di pronta guarigione all'interessato. E quale interessato? Stiamo parlando della salute di Papa Francesco, che ieri, dopo l'udienza del mercoledì, ha avuto un malore. In prima battuta si temeva un problema cardiocircolatorio, poi la questione è, diciamo, stata qualificata come respiratoria, per l'esattezza un'infezione respiratoria. Non sarebbe Covid, ma insomma sarebbe compromesso l'apparato respiratorio e non si parla di dimissioni, che pure Bergoglio aveva ventilato come ipotesi, ricorderete, in precedenti interviste. È, diciamo così, in modo più circoscritto a rischio la possibilità fisica del Papa di presiedere i riti pasquali, che sono ormai vicini. Domenica prossima è la Domenica delle Palme, la domenica successiva è Pasqua. Venendo invece al cuore più politico di questa rassegna, le questioni sono essenzialmente due, e sono due temi su cui i giornali di opposizione vanno all'attacco del governo. Allora, la questione del PNRR, ci sono questi ritardi, non ci sono? Secondo il Corriere della Sera, ecco, qui diciamo si ripropone la bipartizione netta che già abbiamo visto la scorsa settimana al termine dell'ultimo Consiglio europeo, quando Corriere della Sera accreditava la tesi di un successo italiano, mentre Repubblica diceva no, un disastro, un naufragio. La sensazione è che Cairo abbia scelto, diciamo così, un da vero paraguru di scatenare contro il governo le sue televisioni, la 7, ma invece di schierare il Corriere della Sera pro governo, in modo che lui possa dire a quelli dell'opposizione: beh, guarda il palinsesto della 7, e poi possa dire a Palazzo Chigi: beh, guarda il Corriere della Sera. E anche oggi il Corriere della Sera accredita una tesi, lo fa nella costruzione delle pagine, lo fa nel commento di Massimo Franco, una tesi rassicurante. No, il governo è convinto di poter trattare bene con l'Unione Europea. Volete la versione opposta? Repubblica, un disastro, anzi, l'Italia è un caso in Europa, ci dice la prima di Repubblica. Vedremo tutto questo, vedremo anche la tesi curiosa di Claudio Cerasa, che vuole un generale figliuolo con pieni poteri. Ma come? La formula pieni poteri era quella del papete, ah, e peraltro era riferita, sia pure con espressione infelice, da Salvini a delle ipotetiche elezioni, quindi pieni poteri, espressione infelice, per un eventuale vincitore delle elezioni. Qui invece si chiedono pieni poteri per un funzionario pubblico, va bene. Ma dovessimo dirvi, ecco, come ieri vi dicevamo che ci pareva convincentissimo il tweet di Federico Punzi, che per paradosso, ma mica tanto per paradosso, si augurava il flop del PNRR, soldi risparmiati, nessun debito tra capo e collo e meno che mai per progetti spesso inutili, oggi ci convince sulla medesima linea di pensiero la riflessione del vice direttore della Verità, Claudio Antonelli, che dice: guarda, non può funzionare perché è un piano sovietico, la pianificazione di per sé è la malattia dirigista che non può funzionare. Ma c'è anche però un secondo fronte di attacco al governo, e qui c'è un cortocircuito che già ieri segnalavamo, però non è stato raccolto da alcuni osservatori. Beh, nelle pagine di sinistra si piange ai ritardi del PNRR. Nelle pagine di destra, anziché applaudire a quello snellimento del codice degli appalti, che comunque lo snellimento servirebbe proprio a fronteggiare i ritardi, si spara a palle incatenate pure su questo. E in particolare oggi il ferro di lancia della campagna è quella del dottor Busia, che è il capo dell'entità anticorruzione, che dice: no, state attenti qui con questa cosa dell'affidamento diretto sotto una certa soglia, il 98% degli appalti possono andare per quella via. Ma c'è una controffensiva mediatica del ministro competente per materia, Matteo Salvini, che attraverso alcune interviste o alcuni colloqui, ci sono dei virgolettati in molti pezzi, noi partiremo da quello di Camilla Conti sulla Verità, Salvini risponde, dice: no, guarda che
Questa era una richiesta del mondo delle imprese e comunque una ipotesi del genere stava già in una delle prime bozze che erano state concepite dalla Corte dei Conti. Va bene. Sul versante del PD non è che ci sia moltissimo, però torna una nostra passione, il grafico del giramento di palle, cioè quel grafico in particolare caro al Corriere della Sera, che oggi dedica a questo una pagina in cui, diciamo, la leader è descritta come una stella e intorno a lei ruotano una serie di pianeti. Attenzione però perché oggi la vera leader dell'opposizione bisogna cercarla sulla stampa, non sul Corriere, e non è Elly Schlein, ma noi ve lo diciamo da un po', è Lucia Annunziata. Lucia Annunziata, filo diretto con il Colle, e noi ve lo diciamo ormai, vi stiamo venendo a noia, però insomma, chi segue questa rassegna poi si trova un pochino avanti, diciamo, è già pronto per... Vi stiamo segnalando da molte settimane pezzi. Lo Zagrebelsky l'altra settimana, i Quirinalisti già da un mese, che sono, per carità, non diremo mai dettati da o concordati con, ma certamente immaginiamo graditi all'ufficio stampa del Quirinale, in cui una serie di firme dicono: per carità, il presidenzialismo, ma com'è bello invece il modello italiano. E oggi c'è Lucia Annunziata che nella sua lingua bellissima, diversa dall'italiano, in questo suo peculiare anglo-salernitano, boccia in un colpo solo il presidenzialismo americano, il semipresidenzialismo francese e il premierato israeliano. Perché? Perché dobbiamo stare come stiamo. Così Lucia Annunziata. Preparatevi anche a una raffica di segnalazioni finali. Gli amori di Adriano Panatta spiegati a Candida Morvillo sul Corriere della Sera. La professoressa Viola, ve la ricordate? Quella che un mese fa ha detto che il vino vi fa venire il cervello piccolo, microcefali se avete bevuto del vino ieri sera, cioè il cervello piccolo. Invece la carne sintetica, come fa bene, ve lo spiega oggi sulla stampa. Il momento Maria Antonietta di Mario Draghi, il popolo chiede pane, dategli le brioche, no, dategli le scarpe e i vestiti usati di Draghi. Ma attenzione perché oggi un paio di giornali ci danno questa notizia. Dove è andato Draghi a consegnare le scarpe? Con la scorta, naturalmente. Quindi scende dalla macchina. Ragazzi, aspettatemi un momento che devo andare a Sant'Egidio a lasciare le scarpe e i vestiti usati. Che a noi, diciamo, ma noi siamo sicuri, siamo notoriamente prevenuti, come spiegherebbe una nota conduttrice televisiva. Sorge il dubbio su chi abbia dato la notizia. Dubitiamo che sia stato Draghi a dire: guarda, sono andato a lasciare le scarpe usate. Più probabile che siano stati quelli di Sant'Egidio. Poi Casini, che non ne azzecca una, dopo avere la scorsa settimana celebrato Giuseppe Conte, niente meno che come erede della tradizione democristiana, oggi ci spiega che il futuro è il sovranismo europeo, il sovranismo europeo. Va bene, poi che altro c'è? Ah, beh, anche qui, ieri avevamo fatto previsione facile. I bambini vanno male se applaudono la Meloni, vanno benissimo se applaude Mattarella. Noi naturalmente lo dicevamo come paradosso. Invece Massimo Gramellini lo scrive molto seriamente nella sua rubrica sul Corriere della Sera. Mai dare suggerimenti nemmeno sarcastici, perché poi il giorno dopo te li ritrovi in pagina, ma diciamo, senza alcuna ironia, va bene. Allora, le aperture, la verità che dà seguito allo scoop di ieri, che peraltro nasceva anche da una notiziona data dal programma di Mario Giordano Fuori dal Coro. Ricorderete il capo dell'AIFA, Magrini, che dice: ah, vabbè, ma così si ammazza un vaccino se si dà notizia di un tasso di mortalità eccessivo. E oggi c'è la risposta delle vittime. Le vittime, mandati al macello, denunciamo l'AIFA. Ho visto Fuori dal Coro e ho pianto dalla rabbia. Ero fragile, non mi hanno tutelato e ora sto malissimo. Mio figlio rovinato, ci incateneremo a Roma. Spero che altri si uniscano a noi. Mi hanno rubato la salute. Ecco, il sommario è fatto da voci di persone che hanno avuto pesanti effetti avversi.
Libero, qui si dà voce a Salvini, parla Salvini, la mia legge farà ripartire l'Italia, si parla degli appalti. Medesimo tema scelto dal giornale che polemizza contro l'idea che qualcuno ha avanzato ieri tra politica e sindacato, addirittura di uno sciopero contro le nuove norme sul codice degli appalti. Ci mancava solo lo sciopero salva burocrazia, è il titolo del quotidiano di Minzolini. E Salvini lo trovate anche in prima sul Tempo con un virgolettato, così sblocchiamo gli appalti. Andiamo a vedere le altre aperture. Ah, allora oggi il Fatto Quotidiano è meraviglioso. Allora, in un colpo solo il Fatto Quotidiano deve fare polemica sia contro le norme sugli appalti, sia contro l'ipotesi, peraltro ragionevolissima, ma attenzione, vedrete che ci spiegano alcuni giornali su richiesta, come sempre, del Quirinale, la cosa sarà circoscritta. Il governo avrebbe previsto, vedremo poi come sarà effettivamente scritta la norma, di togliere le sanzioni penali a chi paga interamente, diciamo, i suoi debiti con il fisco. Dice, ok, avrai le sanzioni amministrative, ma nessuna sanzione penale. Naturalmente il fatto che non ci siano manette in giro manda in fibrillazione quelli del Fatto. Allora, qui la cosa divertente è non solo il titolo: legalizzano l'evasione e gli appalti senza gara, rubrichina modello Tangentopoli, ma tutto ciò è corredato dalla seguente foto. Allora, si vede il tavolone ovale del Consiglio dei Ministri, dove però non siedono ministri e ministri a volto scoperto, ma siedono signore e signori con maschere da banda Bassotti o col passamontagna. Quindi voi immaginatevi, ah, è come il Viagra per un lettore del Fatto che dice: sì, sono ladri, sono mascalzoni. E qui questa cosa del passamontagna al Consiglio dei Ministri. Va bene, il Fatto Quotidiano. E andiamo a vedere il Corriere della Sera, scontro sul PNRR e il nuovo codice per gli appalti. E il titolo, ormai vedete la titolazione del Corriere, è sempre neutra in prima, e poi all'interno la costruzione delle pagine non è antigoverno, proprio per differenziarsi da Repubblica. E la quale Repubblica? Sotto la testata mette il Papa, infezione respiratoria e problemi cardiaci, ricoverato il Papa. Ma il titolo principale è a tinte fortissime. Europa, il caso Italia. A Bruxelles cresce la preoccupazione per le posizioni del governo su PNRR, MES, migranti, balneari e biocarburanti. Così Repubblica. Andiamo a vedere la stampa. Anche qui sotto la testata Papa Francesco, la grande paura. Titolo principale, stavolta sono i costruttori, l'allarme dei costruttori, il PNRR è irrealizzabile. E poi, in grande evidenza, Lucia Annunziata, quel miraggio presidenziale che non funziona, ma piace all'Italia, sti stronzi degli elettori, e si mettono di mezzo. Cosa vogliono? Cosa vogliono? Ve le spiega Lucia Annunziata le cose. State voi, non rompete i coglioni. Va bene. Andiamo a vedere le segnalazioni iniziali dalla Verità. Vi ricordo, se non l'avete preso ieri, che avete la possibilità, oltre al quotidiano, di prendere anche il settimanale Panorama, che ha la Schlein criticamente in copertina nel favoloso mondo di Elli. Allora, è Patrizia Floder-Reiter che si assume il compito, il pezzo parte in prima e poi gira a pagina 3, di raccogliere le storie delle persone che hanno avuto pesanti effetti avversi e che ora al danno subito vedono aggiungersi la beffa delle mail dei capi dell'AIFA. Mentre Alessandro Rico ci porta a Bruxelles e ci mostra come prosegua l'operazione di cover-up, di copertura generale offerta a Ursula von der Leyen da se stessa e dagli apparati, eppure da una commissaria della sua commissione, commissaria alla salute, sulla famosa questione dei messaggini con il capo di Pfizer. E Camilla Conti, invece, cambiamo argomento, che vi spiega molto bene la questione del codice degli appalti e vi spiega sia le osservazioni critiche contro la norma, sia, diciamo, la difesa di Salvini attraverso amplissimi virgolettati. Il pezzo è costruito come un colloquio col ministro. Andiamo a vedere la risposta cruciale di Salvini, in particolare rispetto agli attacchi del capo dell'anticorruzione Busia. Dice Salvini: credo sia vero esattamente il contrario, più è lungo l'iter, più è facile che il corrotto e il corruttore si incontrino. Salvini, che considera dunque quello di Busia un attacco sfortunato, anche perché
alla soglia dei 150.000 euro per l'affidamento diretto ai lavori, era già contenuta nella prima bozza del codice dei contratti pubblici presentata dal Consiglio di Stato, che si allineava in questo alle modifiche introdotte con il cosiddetto DL Semplificazione del 2020. Non vorrei, conclude Salvini, che il presidente dell'ANAC si fosse offeso perché con il nuovo codice l'autorità avrà più un ruolo di controllo e non potrà fare scelte a monte, così Camilla Conti. Laura Della Pasqua ci porta a Milano il tema degli immobili pubblici e dice però qui tra occupazioni e abusi vari sono spartite fra Rom e africani le case pubbliche, quindi vedete non c'è solo la polemica legata al comportamento indifendibile della Giunta di Roma, c'è un problema altrettanto importante anche a Milano. Maurizio Belpietro attacca pesantemente e pare in modo davvero assai motivato. Noi ve l'avevamo segnalato ieri con sconcerto il commento di Adriano Sofri sul Foglio, commento veramente provocatorio, freudianamente perturbante, ecco, mettiamola così. Non sappiamo dirlo in tedesco, però insomma c'è una parola tedesca usata da Freud che vuol dire perturbante. Il commento di Freud, di Sofri era perturbante e giustamente Belpietro l'ha presa malissimo e ricorda anche due episodi personali, uno quando Belpietro divenne direttore di Panorama e Sofri, diciamo, con decenza, autosospese la sua rubrica, dice Belpietro quella stessa decenza che Sofri non ha avuto ieri scrivendo. E poi ricorda Belpietro quando, essendo ancora Sofri in carcere, andò a intervistarlo e Belpietro ripropose le cose orrende che Lotta Continua scrisse prima e dopo la morte di Calabresi e Belpietro dice: ha da chiedere perdono? E Sofri, veramente, immaginate la faccia di Sofri mentre dice queste cose. La parola perdono è di quelle che bisognerebbe evitare con ogni cura. Vedete, cambiano mai, non c'è niente da fare. Va bene, Boni Castellane sulla vicenda di Nashville, il trans che ha fatto la strage, e dice Castellane: guarda, non c'è solo la questione, pur gravissima, ieri giustamente sottolineata da Gandola in un pezzo, per cui una serie di giornali a partire dal New York Times si preoccupavano del pronome adatto diciamo, al responsabile del crimine. No, dice Castellane, guarda, la cosa è più grave perché qui si è quasi abolito il lutto, per una tragedia come questa e siamo dentro una guerra ideologica. Mentre Stefano Graziosi vi porta dentro un'altra crisi aperta da Biden, veramente Biden sta facendo una catastrofe, ha aperto all'Iran, chiuso all'Arabia Saudita, dopodiché Iran e Arabia Saudita si parlano fra loro con mediazione cinese, stai perdendo l'India che vota sempre terza all'ONU, stai perdendo l'Africa, stai perdendo il Sud America. Oltre a tutto questo, è sembrato poco a Biden, è andato pure all'assalto di Netanyahu dicendo che la riforma della giustizia non va bene. Netanyahu naturalmente gli ha risposto dicendo fatti gli affari tuoi. Biden apre una crisi tra USA e Israele e De Santis si infila in vista delle urne perché Graziosi dedica, ed è l'unico a farlo, all'ipotesi che il governatore della Florida possa fare un viaggio politico importante a Gerusalemme, anche come lancio internazionale della sua campagna, dedica un pezzo della sua riflessione. Abbiamo tenuto per ultimo il commento di Claudio Antonelli, che vi raccomandiamo in modo speciale perché è un vero e proprio antidoto di limpida impronta liberale classica a tutto ciò che leggeremo tra poco sul PNRR. E dice Antonelli: guarda che non poteva funzionare perché ricorda i piani quinquennali sovietici, fallirà e spingerà l'inflazione. Non si poteva scrivere e dire meglio, il pezzo parte in prima e poi si distende a pagina 7 della Verità. E allora vediamo cosa dicono gli altri sul PNRR. Ah, allora oggi fa per voi Claudio Cerasa. Tenetevi forte. Che cosa ci vuole? Aspetta che te lo racconto perché il pezzo di Cerasa si nasconde abilmente. Eccolo qua. Siete pronti? Che cosa ci vuole per il PNRR? Un figliuolo per il PNRR. Contro l'immobilismo serve un commissario con pieni poteri. Subito. Quindi pieni poteri subito. Dice, ma scusa, io il 25 settembre ho votato Meloni.
Non rompere i coglioni, ci vuole un commissario con pieni poteri subito. Quindi dice, vabbè, ma sei tu che esageri? No, stai a sentire. La soluzione è semplice. Scegliere con urgenza per aiutare il ministro Fitto una figura simile a quella messa in campo dal governo Draghi sui vaccini. Affidare a un generale figliuolo la gestione pratica dell'attuazione del PNRR, accentrare il più possibile i processi decisionali, eccetera. Cioè, insomma, ci vuole. Vogliamo i colonnelli, vogliamo i colonnelli. Era un film, come sapete, indimenticabile di Monicelli del 71-72 con uno strepitoso Ugo Tognazzi. Qui non c'è Ugo Tognazzi, ma c'è Claudio Cerasa. Però l'effetto comico è garantito. Volontario, involontario, lo stabilite voi. E il pezzo di Cerasa è supportato dalla cronaca che dovrebbe drammatizzare le cose di Simone Canettieri. Il governo è in piena trance PNRR, è ufficiale. Si racconta di bilaterali notturni tra Fitto e Salvini sui progetti che non tornano, telefonate accorate sull'asse Roma-Bruxelles. Giorgia Meloni è chiusa a Palazzo Chigi, dove ieri ha fatto capolino Riccardo Pugnalin, mister nomina. La Premier l'altro giorno ha preferito, tanto è teso il momento, non presentarsi nemmeno in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera. Dopodiché, però, nel pezzo di Canettieri viene sentito il ministro Lollobrigida, che incalzato da Canettieri sul tema, ma è vero che da parte di Bruxelles c'era un trattamento più generoso all'epoca di Draghi e invece lo scrutinio si è fatto più occhiuto contro di voi? Lollobrigida, diciamo, schiva la domanda insidiosa. Questo deve chiederlo al ministro Fitto, che è titolare del dossier. Di sicuro i nostri allarmi la scorsa estate restano agli atti, ma quando dicevamo che alcuni obiettivi erano da rivedere, che lo scenario era cambiato, ricordo le risposte dell'opinione pubblica, e cioè, riprende Lollobrigida, ci saltavano tutti addosso. Il PNR non si cambia, era la risposta corale, ma adesso i nodi, come si suol dire, vengono al pettine, e ha ragione. A mio avviso ha totalmente ragione Lollobrigida, però con un dettaglio: che il ministro titolare di questa partita, Fitto, ha avuto il grave torto, a mio avviso un torto politico, un errore blu, incancellabile, di tacere per 6 mesi. Una vicenda come quella richiedeva invece minuto per minuto la spiegazione dell'eredità ricevuta, dei problemi aperti, di quello che bisognava fare. Se tu invece stai zitto per 6 mesi, la narrazione te la fabbricano addosso gli altri, e lamentarsi ora diciamo, se si fosse in una situazione ginnasiale e esclusivamente maschile, ma per fortuna qui il pubblico è maschile e femminile e non siamo più al ginnasio, si potrebbe dire con una certa volgarità che siamo nella fase in cui più ti muovi e più fa male, perché diciamo, hai sbagliato a renderti, diciamo così, passivo di una situazione. Ma non approfondiamo ulteriormente la metafora. Il fatto, pagina 2, drammatizza, PNRR, Meloni scarica su Draghi, i ritardi sono tutta colpa sua, e qui c'è un virgolettato di Fitto che è però, diciamo, un po' a babbo morto, dice: guarda che i problemi vengono da prima, è lunare prendersela con questo governo, stiamo lavorando da pochi mesi, il ministro Fitto, fedelissimo di Meloni, è a Bruxelles e ha appena finito di incontrare i commissari Schinas, Schmit e Kyriakides proprio per fare le trattative sul piano e sui migranti. Ed è questa la risposta che Fitto dà ai suoi colleghi europei che pongono dubbi sulla fattibilità del piano italiano. Non è nostra la responsabilità, ma di chi ci ha preceduto. E attenzione, perché qui c'è una letteratura rilanciata anche ieri sera da Dago Spia, che dice: ah, Draghi è incazzatissimo, prima o poi parlerà, e se parla Draghi, oggi c'è anche in un pezzo un accenno di Tabacci, dice: ah, se Draghi parla, se Draghi parla, son dolori. Ma qui si arriva alla bipartizione. Come stanno le cose? Stanno bene o stanno male? Se volete la versione per cui le cose stiano male, anzi malissimo, fa per voi Repubblica. E vi leggo la costruzione delle pagine. Prima, Europa, il caso Italia. Pagina 2, gelo Italia-UE, il governo rischia su 5 fronti aperti. Pagina 5, Claudio Tito, ora Bruxelles teme lo scivolone sul PNRR, se Roma fallisce l'Europa va in crisi. Sarebbe quasi da. Non
Pagina 6. Il PD sfida l'esecutivo. Dica la verità in aula sui progetti già bruciati. Intervista a passo di carica del sindaco di Pesaro Ricci. Che cazzo c'entra il sindaco di Pesaro sul PNRR? C'entra. Basta alibi. È ora che la destra cambi rotta, la Premier la smetta di voler gestire tutto da sola. Pagina 7. Tommaso Ciriaco. L'insofferenza di Draghi per lo scaricabarile di Meloni e quella telefonata riparatrice. E qui si fa nel retroscena un passo indietro su Giavazzi, che è andato in TV da Lucia Annunziata e dice Ciriaco: l'invito era originariamente rivolto a Draghi, poi è andato Giavazzi, ma in qualche misura sapendo che le sue parole sarebbero state interpretate come condivise anche da Draghi. E qui c'è anche il retroscena a cui accennavo su Tabacci. Io so solo che Draghi ha lasciato le cose in ordine, sostiene Tabacci, sottosegretario a Palazzo Chigi con l'ex banchiere. Ha promosso una transizione leale e ordinata e loro adesso lo tirano in ballo. Difficile succeda, ma se Draghi dovesse seccarsi per davvero, ne vedremo delle belle. Così Tabacci con il metodo d'Agospia, no? I puntini di a saperlo, i puntini di sospensione. E poi il cerchio di Repubblica si chiude con un editoriale di quelli col dito puntato di Carmelo Lo Papa: se la realtà rovina lo spettacolo, cioè c'era tutta sta cosa di cartapesta della Meloni, ma ora arriva la realtà e calcisticamente Lo Papa dice che stiamo subendo un 3-0 sui migranti, sui carburanti e sul PNRR. Così Repubblica, quindi un disastro. La realtà cambia se andate a vedere il Corriere della Sera, quindi vedete come ormai diciamo, i due giornali abbiano scelto un orientamento molto diverso e nell'ambito del gruppo Cairo, Cairo abbia fatto una bipartizione tra la televisione che va dritta contro il governo dall'alba a notte e invece il quotidiano, il Corriere della Sera, che nella costruzione delle pagine è più amico del governo o certamente più amico rispetto a Repubblica. E qui, diciamo, la lettura del Corriere è molto più rassicurante. Pagina 6, è polemica sui ritardi del PNRR, Fitto tratta con l'UE, nessun timore. E questa, diciamo, rassicurazione viene corroborata dal commento di Massimo Franco, che dice: sono le opposizioni indebolite dai contrasti, mentre le tensioni del governo con l'UE inaspriscono lo scontro, ma Palazzo Chigi è certo di trovare un compromesso con Bruxelles. Quindi vedete come le cose sono diverse. Quanto a Federico Fubini, oggi fa un doppio lavoro perché in un retroscena racconta le preoccupazioni di Fitto. Dagli esordi del governo, il ministro sapeva che la sua posizione lo espone a questo rischio perché le deleghe e il recovery appartengono interamente a lui. Solo che di recente si sono aggiunti almeno due elementi che non lo tranquillizzano. Il primo, deve averlo percepito da poco a Bruxelles. Fitto trova che gli esami europei sull'andamento del recovery italiano siano diventati più severi da quando il governo di Meloni ha preso il posto di quello di Draghi. Il ministro l'ha fatto capire l'altro giorno a Cagliari, quando ha osservato riguardo ai dubbi espressi dalla Commissione su alcuni punti del piano: questo PNRR non lo abbiamo scritto né approvato noi. Il riferimento è in particolare a uno dei problemi sollevati a Bruxelles prima di sbloccare la prossima rata da 19 miliardi, il fatto che il Bosco dello Sport di Venezia e l'ammodernamento dello Stadio Franchi di Firenze non abbiano molto a che fare con gli obiettivi di trasformazione digitale e verde del recovery. Dopodiché, Fubini passa a un aspetto, diciamo, più operativo. È su altri fronti che la Commissione ha bisogno di essere rassicurata. Non fa una buona impressione a Bruxelles la scarsità di negoziatori nelle strutture italiane del PNRR in grado di confrontarsi in inglese, per esempio. Il dover ricorrere all'interprete simultaneo getta senz'altro sabbia negli ingranaggi di rapporti di lavoro fluidi. Ma soprattutto il governo si gioca molto sulla qualità e credibilità della revisione del piano alla quale Fitto lavora da mesi. Anche questo, benché non ne parli, il ministro, anche per questo, benché non ne parli, il ministro deve essere preoccupato perché in Italia non si sente, per così dire, sopraffatto dal sostegno degli alleati. Nel Ministero dell'Economia, per esempio, non è superata l'amarezza per come la riscrittura del sistema di governo del PNRR sposti del tutto la regia a Palazzo Chigi. E questo è un pezzo, diciamo, di retroscena di Fubini. C'è anche un pezzo di commento di Fubini stesso che dice: guarda qui, servirebbe, in fondo si ragiona sulla strada di Cerasa, senza però, diciamo, le sgrammaticature di Cerasa, figliuolo, il commissario, pieni poteri, ci servirebbe una struttura amministrativa che coadiuvasse il ministro. Però,
Diciamo, questi sono dettagli. Quello che conta per noi che dobbiamo capire come sono fatti i giornali stamattina, Repubblica all'assalto, il Corriere non diciamo a difesa, ma a giustificazione della situazione del governo. Il secondo fronte su cui il governo deve fronteggiare l'offensiva dei giornali è quello del codice degli appalti. E qui la contraddizione ve l'avevamo già segnalata ieri, ma come si fa? Vale per il PD, vale per alcuni giornali a dire oddio, oddio, il PNRR è in ritardo, e poi però nelle pagine accanto spari pesantemente contro lo snellimento delle procedure. Questa contraddizione su cui secondo noi il governo dovrebbe giocare, però non c'è ministro che la, diciamo, che la valorizzi, va bene. Comunque, anche qui il Corriere della Sera, diciamo, sceglie un tono equilibrato, pagina 2 con le preoccupazioni degli altri, rischio di voto di scambio, scontro sul codice degli appalti e intervista di Enrico Marro al capo dell'anticorruzione Busia. Pagina 3, Cesare Zapperi che fa il colloquio con Salvini, che noi abbiamo già visto con Camilla Conti. A difesa di Salvini, due direttori di due quotidiani di destra, Alessandro Sallusti, che il codice degli appalti fosse per la sua rigidità un boomerang, non lo dicevano i mafiosi, ma gli imprenditori di ogni ordine e grado, i sindaci di ogni colore politico, i tecnici di tutti i settori. E il governo, come del resto promesso in campagna elettorale dai partiti che lo compongono, ha ascoltato loro senza farsi intimidire dalla gran cassa mediatica dell'opposizione, che ora può anche suonare all'infinito. L'importante è che partano i cantieri, salga l'occupazione e che girino i soldi. E il titolo è proprio questo: è ora che girino i soldi. Vedrete che farà polemica questo titolo di Sallusti. E diciamo concetti analoghi, farà polemica, io condivido, ma vedrete che diciamo quelli che ora girino i soldi, immaginate di travaglio domani mattina, ah, girano i soldi. E sulla medesima linea Augusto Minzolini che la mette così. Invece si lanciano sospetti sulla possibilità che assegnando con più facilità appalti senza gara si indebolisca il principio di concorrenza o si avanzano dubbi sui rischi che possono determinare regolamenti più semplici sul piano della corruzione o delle infiltrazioni mafiose. Riflessioni che hanno un senso, ma è anche vero che stiamo parlando di un codice degli appalti, non di un codice penale. La concorrenza la garantisce il mercato, mentre il controllo della legalità è un compito della magistratura, appartiene a un'altra sfera. Così il giornale. Naturalmente invece è di nuovo Repubblica a drammatizzare molto le cose e con un'intervistona, paginone al capo dell'ANAC Busia, appalti troppo veloci, a rischio la qualità. Prima di passare al Partito Democratico, una segnalazione su un'iniziativa legislativa del gruppo di Fratelli d'Italia, mi pare eccellente. In questo spazio ci occupiamo molto spesso della piaga delle occupazioni abusive e il Messaggero valorizza molto l'iniziativa di Fratelli d'Italia. C'è anche un'intervista al capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, occupazioni, nuovo reato, sgomberi e pena di 9 anni. Va detto che una norma del codice penale, a memoria mi pare l'articolo 633 del codice penale, già esista ed è purtroppo largamente inapplicata dalla magistratura. Fratelli d'Italia dice: inaspriamo, poi si tratta però di fare cose, come direbbero negli Stati Uniti, che non siano toothless, che non siano senza denti, cioè che poi diciamo che la cosa morda effettivamente. Andiamo al Partito Democratico. Allora qui bisogna tornare al grafico del giramento di palle, il Corriere della Sera. Allora qui c'è. La cosa oggi è più complicata, diciamo, la cosa astronomica è più complicata perché di solito c'è la stella e intorno i pianeti. Qui c'è uno stellone che è quello di Elly, poi delle stelline intorno dei capetti suoi alleati, Zingaretti, Franceschini, Orlando, il gruppo di Articolo 1 e Speranza, e a loro volta queste stelline c'hanno intorno i pianetini, per dire. Zingaretti c'ha intorno la D'Elia e Bettini, Franceschini c'ha intorno la moglie, la De Biase e Chiara Braga, Orlando c'ha intorno la Rossomando e Misiani, articolo 1 c'ha intorno ovviamente Speranza e Scotto, e poi c'è diciamo l'altra galassia, quella Bonaccini con intorno Nardella, l'Ascani, i neolivisti, insomma tutta questa roba qua.
il Corriere della Sera. E Repubblica però, diciamo, valorizza un pianeta solo, che è Franceschini, quindi il grande rinnovamento. Come finisce? Finisce Franceschini, pagina 12, Giovanna Vitale, posti chiave e dossier, Franceschini centrale anche nell'era Schlein. Mentre la Cesaretti raccoglie sul giornale uno spunto che davamo ieri, cioè vabbè, l'effetto Schlein, domenica si vota in Friuli Venezia Giulia, vediamo che effetto Schlein ci sarà. E la Cesaretti, pagina 10 del giornale, titola Fedriga blindato per il bis, flop annunciato PD 5 Stelle. Mentre Marco Bertoncini su Italia Oggi, sempre da leggere, fa notare una cosa che peraltro, è, ahi noi, accade anche in alcuni gruppi di centrodestra, ma stavolta è accaduta a sinistra. I capigruppo, nei momenti migliori di vitalità dei gruppi parlamentari, si votano. E invece qui acclamazione, così si evita, diciamo, il rischio di vedere che succede nel voto, per evitare i rischi eletti per acclamazione, pagina 2 di Italia Oggi. Ma andiamo alla vera capa dell'opposizione, basta storie, Lucia Annunziata. Allora siamo su La Stampa, il pezzo parte in prima, è l'editoriale del quotidiano torinese, poi si distende in due paginoni, la 14 e la 15. Miraggio presidenziale. E qui l'Annunziata, nella sua lingua bellissima anglo-salernitana, diciamo, elimina dal novero delle cose desiderabili il presidenzialismo americano, il semipresidenzialismo francese e il premierato israeliano. Quindi non va bene praticamente niente. E cosa resta? Resta il sistema attuale. Vedrete che oggi qualcuno dall'ufficio stampa del Quirinale per dire, brava Lucia, gliel'hai detto, e quella, lo dovevo scrivere. Fin qui le storie di questi tre paesi, è una grande linea di sommovimento, la cui durata, le cui ragioni sono per ora ancora intuibili, ma non del tutto ancora a due righe di distanza. Ma è la lingua dell'Italia, è la lingua dell'Annunziata, che cazzo volete? Le cui ragioni sono per ora ancora intuibili, ma non del tutto ancora studiate e comprese. Se si pensa che avvengono. Avvengano, però lei scrive avvengono, oh, cazzo volete, l'Annunziata. Se si pensa che avvengono in contemporanea a una grande guerra in Europa, in Ucraina, se si prova a mettere in fila anche la trasformazione rapida di confini, poteri, distribuzione di ricchezza e perché no, della percezione umana, siamo di fronte a un grande cambiamento. Aspetta, rileggo. La trasformazione rapida di confini, poteri, distribuzione di ricchezza e della percezione umana. Che cos'è la trasformazione della percezione umana? Siamo di fronte a un grande cambiamento, vi garantisce una oscura annunziata. Una sola lezione esce invece chiara da queste storie. Se la democrazia tradizionale è indebolita, l'uomo solo al comando non è la soluzione. E qui, insomma, bisogna restare con Re Sergio e bisogna restare come stiamo. Lucia Annunziata. Le segnalazioni finali. Allora, ve la ricordate la professoressa Viola che vi aveva spiegato che se bevete vino siete microcefali, vi si restringe il cervello e forse avviene anche, era pure cancerogeno, eccetera. Invece, la stessa professoressa Viola, non un'omonima, sulla stampa vi dice che la carne sintetica è più salubre, niente microbi o antibiotici. Quindi solo vantaggi per uomo e animali, ma l'Italia si è fatta un autogol. Il governo esclude il nostro paese dall'alimentazione del futuro. Va bene, quindi il vino, bicchiere di vino, va ammazza, la carne sintetica, ve fa bene, va bene. Dicevamo ieri dei bambini che se applaudono la Meloni è sabato fascista, se invece applaudono Mattarella è tutta salute per la democrazia. Noi naturalmente scherzavamo e invece Gramellini lo scrive esattamente così sulla prima del Corriere. Che imbarazzo, suppongo. Si salva giusto il capo dello Stato per il ruolo di garante super partes che lo sottrae ai rischi connessi al culto della personalità. Ah sì, quindi la scena a Sanremo nordcoreana, quella lo sottrae.
ai rischi connessi al culto della personalità. Invece i politici da combattimento, quelli che chiedono il nostro voto, dovrebbero evitare certi bagnetti di folla infantile a cui manca il requisito essenziale della spontaneità. Va bene così. Però guarda, io voglio far impazzire di rabbia i gramellini. Guardate che vi va male, perché fermo restando il fatto che comunque i bambini che applaudono non sono una cosa che auguriamo a nessuno, ma guardate che voi non la reggete 5 anni così sul piano nervoso, perché i bambini della Meloni, tragicamente per voi, erano veramente spontanei. La Meloni, con la storia del rap Io sono Giorgia, che è diventato una cosa che è circolata su TikTok alla grande, è conosciutissima da un sacco di bambini che non seguono la politica. Anche lì, guarda la nemesi. Quel rap era stato pensato da quel genio di Tommaso Zorzi per mettere in ridicolo la Meloni, no? Io sono madre, sono cristiana. Doveva essere la grande presa per il culo della pescivendola fascista, questo era lo schema. E invece è diventata una cosa che ha spopolato tra i più giovani e anche tra i giovanissimi e anche tra i bambini che vedono la Meloni e le cantano la canzoncina. Quindi altri organizzavano le scolaresche. Quindi la cosa è ancora più tragica per la sinistra. Invece Candida Morvillo sul Corriere della Sera, intervista Adriano Panatta, tema gli amori di Panatta, Serena Grandi, Mita Medici, Loredana Bertè. Panatta risponde su tutto, però aggiunge sempre: io sono un gentiluomo e non parlo. E infatti fa una pagina di intervista, tutto bellissimo. Pier Ferdinando Casini sul sovranismo europeo, ci vuole il sovranismo. Appena c'è una cosa sbagliata, Casini ci si infila. Ieri era a Bruxelles a presentare il suo libro con Gentiloni e Fitto, che evidentemente non aveva di meglio da fare, è andato pure a presentare il libro di Casini a Bruxelles. Ma attenzione, ci riserviamo l'ultima cosa per il momento Maria Antonietta di Mario Draghi, che è raccontato dal Corriere della Sera e dalla stampa. Allora, vediamole tutte e due queste cose. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Corriere della Sera, pagina 9. Draghi dona scarpe e vestiti alla comunità di Sant'Egidio. Scarpe e vestiti usati. A donarli l'ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che ieri mattina è stato visto entrare nella città ecosolidale di Sant'Egidio, nel quartiere Porto Fluviale di Roma. Il gesto di solidarietà non sarebbe passato inosservato. Tante le persone che, mentre Draghi entrava nella struttura della comunità di Sant'Egidio, e due, erano in zona per lavoro di passaggio. L'ex premier, arrivato con la scorta, è scesa dall'auto per consegnare personalmente abiti e scarpe dismessi. Così il Corriere della Sera, e con evidenza ancora maggiore il pezzo della stampa. Andiamolo a cercare. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qua, pagina 6. Sorpresa Draghi a Sant'Egidio, donati vestiti alla comunità. E qui veramente proprio siamo proprio a Maria Antonietta. Ho delle cose da darvi, degli abiti da uomo che non metto più. Così Draghi si è presentato ai ragazzi e alle ragazze di Sant'Egidio, che raccolgono e riciclano vestiti e oggetti in via del Porto Fluviale nel quartiere Ostiense a Roma. L'ex premier, accompagnato dalla scorta, si è presentato alla città ecosolidale. Qui è di casa l'elemosiniere di Papa Francesco, Konrad Krajewski, quello che riattacca la corrente a spese nostre agli occupanti abusivi. Draghi, in maglioncino girocollo, è piombato a Ostiense senza preavviso. Portava con sé abiti dismessi da donare. Da premier visitò la storica sede della comunità di Sant'Egidio a Trastevere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Draghi arriva con la scorta, dice: ragazzi, un attimo, devo. Poi entra dentro, dice: altri ragazzi, tutti i ragazzi, ragazzi, ho le scarpe, eccetera. E Sant'Egidio fa il comunicato, realisticamente. Immaginiamo sia andata così. È tutto bellissimo. Aspettiamoci un seguito televisivo sulla bontà di Draghi, e anche noi immaginiamo anche il primo miracolo, cioè il primo vecchietto che, mettendo il vestito di Draghi, guarirà da, diciamo, da ogni, insomma, come nel Vangelo, la vecchietta toccò un lembo della veste di Gesù e, come sapete, guarì da ogni male. Qui è, diciamo, va bene, fermiamoci qui che è meglio. Ci sentiamo questa sera
alle 19 con il vice direttore della Verità, Claudio Antonelli. Ricordatevi di prendere Verità e Panorama, se volete, e poi ci ritroviamo domani mattina. Buona giornata a tutti.